Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. In questo video vi dirò un po' come è stato il mio percorso in magistrale, condividerò un pochino tutti i miei voti che ho ricevuto durante questi 8 mesi di magistrale a Ca' Foscari e parlerò un po' degli esami e come li ho vissuti. Allora, voi dovete sapere che io mi sono iscritto alla magistrale e l'ho fatta tutta corso singolo. Adesso dovrò immatricolarmi ufficialmente per poter presentare la tesi e in ogni caso già aver svolto tutti gli esami mi mette in una posizione abbastanza tranquilla. Devo dire, non è stato poco costoso, perché questo è più o meno il prezzo che voi andrete a pagare per chi decide di fare una magistrale a corso singolo. Voi vi iscriverete al corso singolo, poi se mettete insieme tutti gli esami che avrete fatto vi ritroverete a finire la magistrale sostanzialmente. Almeno questi sono i prezzi di Ca' Foscari. Gli esami con meno di 7 crediti, quindi fino a 6 crediti, gli esami hanno un costo di 150 euro, mentre gli esami di più di 6 crediti, quindi da 7 in poi, tipo 12, arrivano a costare 300 euro. Sembra tanto, però in realtà se siete nella fascia più alta il prezzo è sì diverso, ma non diversissimo, perché comunque ci sono vari livelli con cui finirete per pagare la laurea. Solitamente se siete nella fascia più alta, meno di 2500 euro, per un'università pubblica o semipubblica difficilmente riuscirete a spenderli. Quindi potete fare un po' il calcolo. Considerate che io ho dato 90 crediti, adesso vi scrivo un po' qua la cifra che sono andato a spendere. Dovete sapere che quando riguarda i corsi singoli, voi potrete anche frequentarli anche se state facendo la triennale, quindi potenzialmente anche se ci sono università come per esempio quella di Bergamo che sto facendo che non vi permette di laurearvi prima dei 3 anni, io lo trovo un po' assurdo, perché sinceramente, cioè, se uno studente volesse laurearsi prima dei 3 anni e riesce a seguire tutti i corsi e si dà da fare e fa tutti gli esami, non vedo perché non possa metterci 2 anni e mezzo o 2. Per esempio, io nel mio caso, sapendo già giapponese, gli esami di lingua me li sarei potuti togliere già dal primo quadrimestre, non vedo perché no, cioè il mio livello comunque è molto superiore rispetto a quello richiesto nel terzo anno di triennale di Bergamo. Tuttavia io non posso fare il terzo esame di giapponese fino al terzo anno, quindi purtroppo io, essendo ancora al secondo anno, non mi è stata data la possibilità di farlo. Ci sono stati tanti professori che sono stati molto gentili con me a Bergamo e mi hanno lasciato fare, diciamo, senza verbalizzare il voto, già l'esame, perché dovete sapere che comunque quest'anno per via del Covid tutti gli esami si potevano fare online, e quindi per me che sono un lavoratore comunque che vivo a Tokyo, la possibilità di poter fare gli esami a distanza mi toglie una grande fatica, perché io adesso mi restano soltanto 4 esami della triennale adesso da fare, per questo dovrò tornare apposta in Italia e di notte lavorerò al mio lavoro che sto facendo qui in Giappone, il che non sarà per niente semplice, però è l'unico modo per cui io posso finire la triennale. Tuttavia questi 8 mesi che ho passato, diciamo, facendo la magistrale, l'ho potuta fare soltanto perché era tutto online, cioè da questo settembre mi sembra che Ca' Foscari torni tutta in presenza, salvo per qualche caso eccezionale. Forse io rientrerei in quei casi eccezionali, però avendola finita ormai non ho più questo grande problema. Chiuso questo preambolo, vi dico tutti gli esami che ho svolto. Allora, io in totale in questi 8 mesi ho svolto 26 esami, 14 della triennale e 12 della magistrale. In questo video vi parlerò di quelli della magistrale, perché se volete un video anche su tutta la triennale magari lo farò, ma non credo che questo sarà proprio un video che vi interessa. Ho dato 12 esami, 11 erano obbligatori e uno l'ho dato così in più perché mi piaceva molto la materia. Il primo esame che ho svolto in magistrale è stato questo, l'esame di giapponese lingua 1. Allora, dovete sapere che in triennale questa è l'ICAM, praticamente, quindi la magistrale di giapponese di arte. Questo è il mio indirizzo, ve lo scrivo perché non me lo ricordo mai. E in ogni caso ci sono 3 esami di lingua che sono obbligatori. Sentite questo casino, è perché ci sono le elezioni dei nuovi governatori e dei vari sindaci dei vari quartieri di Tokyo, e quindi ogni volta passano con questi megafoni a rompere le basi. Ci sono 3 esami di lingua e questo è il primo esame che ho dato, e ovviamente gli esami di lingua della magistrale di Ca' Foscari, diciamo che sono molto complessi, sono fatti, mi sembra che sono tipo 5-6 parti,
e essendo il mio primo esame, non avendo frequentato questo, perché io mi sono iscritto ad agosto e ho dato l'esame a settembre, quindi capite, l'ho fatto tutto da autodidatta, c'erano stati alcuni pezzi che non avevo capito bene come fare. Per esempio, non sapevo che dovevo fare una presentazione, non sapevo bene come andava impostata, mentre tutti gli altri erano stati seguiti e la professoressa, che tra l'altro è bravissima, aveva spiegato in filo e per segno come andava fatto a fare l'esame. Io, non sapendolo, mi sono ritrovato un pochino fuori luogo e quindi questo primo esame di giapponese ho preso 27. E comunque vabbè, va bene, cioè esame difficile perché comunque era nuovo e c'era veramente tanto da studiare. Anche se era un esame di lingua, comunque c'è da studiare anche se sapete la lingua. Io ho un livello di lingua, livello primo livello di giapponese, ho avuto comunque bisogno di fare una ripassata o almeno studiarmi il programma e quello che mi avrebbero chiesto. Poi ho fatto l'esame di arti dello spettacolo e comunicazione Giappone. Di questo esame ho preso 28, un esame da 6 crediti. Questo esame principalmente bisognava realizzare un elaborato che ho consegnato e è piaciuto, però c'erano delle imperfezioni e soprattutto penso che sono andato un po' fuori tema, perché io quando ho letto arti dello spettacolo ho finito per fare una tesina molto incentrata su il teatro, mentre quello che lei ha fatto nel suo programma era l'ukiyo-e, che erano questo tipo insomma di realizzazione a stampa, quindi io non ho parlato molto di questo e sono andato un filino fuori tema. Comunque un 28 va bene. Poi ho fatto storia del pensiero del Giappone moderno e contemporaneo, altro esame che mi è piaciuto molto, ma in realtà tutti gli esami della magistrale mi sono piaciuti molto, a parte forse il giapponese classico. E di questo esame ho preso anche 28. Questo era un esame che anche c'era da fare un elaborato e poi bisognava prepararsi su tutte le nuove religioni in Giappone, su tutto il pensiero. Esame non particolarmente complicato, basta però avere una buona memoria perché ci sono veramente tantissime religioni / sette, diciamo, qui in Giappone, quindi si poteva fare confusione. In ogni caso, esame sì, difficile, ma non difficilissimo, ecco. Cioè, ovviamente se avessi studiato di più probabilmente sarei arrivato a voto più alto. In ogni caso 28 va bene. Esame di studi culturali e del pensiero dell'Asia orientale. Questo è stato uno degli esami che più mi è piaciuto, infatti io mi ero iscritto un po' alla magistrale a questi corsi singoli un po' per gioco, poi ho deciso di continuare questo percorso proprio per quanto mi è piaciuto questo esame e tra l'altro a questo professore ho anche chiesto di fare la tesi insieme, anche se ancora non avevo deciso l'argomento. L'unica cosa che avevo deciso è che volevo farlo sicuramente la tesi con lui, anche perché posso prendere tutto questo tempo per fare la tesi grazie a Bergamo, quindi la farò con lui, ma fatta bene. Questo è un esame estremamente interessante, mi ha aperto un mondo e mi ha fatto riflettere tantissimo, quindi diciamo che c'erano 3-4 libri da leggere, ma si leggono molti veloci. Questo è un esame dove bisogna pensare un po' con la vostra testa e ragionare un po' su determinati temi, quindi magari questo è un esame che ci sono degli studenti che trovano molto facile e entusiasmante e degli studenti che trovano un pochino più inutile, diciamo, e meno interessante. Io personalmente l'ho trovato piuttosto interessante, mi è piaciuto, ho preso 30, non, devo dire che tra questi 4 esami che ho dato come primi esami non mi aspettavo di prendere 30 perché mi aspettavo di andare meglio in altri, però devo dire che comunque sono stato contento del voto, ma soprattutto quello che mi è piaciuto di questo esame è che mi è proprio piaciuto l'esame, cioè mi è proprio piaciuto quello che ho studiato. Questi sono gli esami che ho dati nella sessione di settembre dell'anno scorso. Vediamo adesso gli esami che ho dato invece nella sessione di gennaio. Arti dello spettacolo e del Giappone classico. Questo esame con il professore Ruperti, ho preso 30 lode, ma devo dire che è stato molto buono il professore, cioè io devo dire avevo studiato molto, però diciamo che sapete che il teatro è una di quelle materie che si può sempre sapere di più, potevo sapere più date, potevo sapere più autori, potevo sapere, va bene, correnti le sapevo, però si può andare sempre più nello specifico, cioè nel senso se l'insegnante veniva a chiedermi magari un'esibizione in particolare del teatro, no, magari di una storia che non mi ricordo, magari mi chiedevano nello specifico, potevo non saperlo, però devo dire che
il professore, che tra l'altro ho studiato sui libri che ha scritto lui, perché se siete un po' interessati a storia del teatro in Giappone, comunque sono due i libri che tutti conoscono, anche i fan del Giappone eccetera, che sono questi due. E storia del teatro del Giappone fino all'Ottocento e poi dall'Ottocento in poi, che ha scritto proprio questo professore. Esame bello, mi sono vista tutte le lezioni registrate in double speed, mi è piaciuto molto. Poi, esame di glottodidattica. Esame di glottodidattica era stato un esame un po' particolare, perché è un esame che ho dovuto fare in contemporanea con l'esame di giapponese 2. Cioè, come vi dicevo, ci sono tre esami di giapponese da fare all'università, magistrale, c'è giapponese 1.1, giapponese 1.2 e giapponese 2. Io ho fatto giapponese 1.1 prima, poi ho fatto il 2 e poi in queste ultime settimane ho fatto l'ultimo, che era l'1.2. Li ho fatti un po' in un ordine un po' sparso. In ogni caso, esame di glottodidattica, diciamo che questo, più che essere difficile in termini di studio, bisognava essere un po' degli osservatori attenti e capire bene quello che si è fatto a giapponese, perché sostanzialmente le lezioni di glottodidattica consistevano nel commentare come glottodidattica. Sapete che cos'è la glottodidattica? Si cerca di capire insomma un po' come insegnare magari il giapponese, questa che è relativa al Giappone. Quindi sostanzialmente la lezione consisteva nel commentare cosa è andato bene, cosa non è andato così bene, o cosa si potrebbe migliorare, o cosa andrebbe migliorato nella lezione di giapponese. Quindi io frequentavo la lezione di giapponese, poi frequentavo la lezione di glottodidattica e si cercava di capire determinate cose. È stato un esame particolare, devo dire, perché sostanzialmente non è che sia fatto un vero esame, ma è stato un lavoro di varie settimane che è andato avanti, e ogni settimana bisognava dare un report e dire un po' quello che è successo e cercare di analizzare, essere un po' critici. È stato un esame stimolante. Ecco, unica pecca di questo esame è che ho dovuto seguirlo alle 2 di notte, perché poi anche quando è cambiata l'ora, cioè perché era cambiata l'ora legale nel periodo in cui lo stavo facendo, cioè le ultime lezioni, io ero stanchissimo, però devo dire che l'ho seguito, è andato bene, ho preso 30 e soprattutto mi è piaciuto perché ho conosciuto molto bene gli altri compagni del mio corso. Per esempio, sono diventato abbastanza amico di una ragazza che si chiama Greta e anche Sara, ma tante persone l'ho proprio conosciute grazie a questo corso di glottodidattica. Quindi devo dire che sono stato molto contento di questo esame per quello che mi ha dato. L'esame di lingua giapponese 2 consisteva in un elaborato di 10.000 parole per la parte diciamo dell'insegnante italiano, se volete, e poi bisognava un po' studiare le forme del keigo e delle forme, quelle un po' del rispetto, onorevoli, e poi c'erano delle letture da fare, letture anche abbastanza impegnative e filosofiche, e poi bisognava commentarle all'esame. Esame complesso, ho studiato tanto e ho preso 30 sia di giapponese che di glottodidattica, sono stato contento, nulla da ridire. Poi esame di informatica giapponese. Allora, questo è un altro esame dove l'insegnante ha insegnato in modo un po' particolare, diciamo, perché comunque era un esame che perché un pochino tutti gli insegnanti sono ritrovati in questa situazione di dover insegnare a distanza. Devo dire che questo però forse più di ogni altro dava la possibilità di analizzare un po' il mondo del digitale in modo migliore, da certi punti di vista, facendolo a distanza, perché dici, cioè, sembra proprio, non lo so, proprio l'ambiente perfetto per insegnare questa materia. Un esame in cui sostanzialmente io per questo esame ho scritto un elaborato. Come tutti i frequentanti, c'erano da fare dei piccoli test man a mano che si faceva l'esame e man a mano che si seguiva il corso, poi magari ci dava delle piccole task da fare, quindi anche molto coinvolgente, poi l'insegnante cercava molto di coinvolgerci, e poi c'era da fare questo elaborato. Io come elaborato ho parlato della cancel culture, prendendo anche in esame tutto quello che mi era successo, vi ricordate, l'anno scorso con le Red Velvet eccetera, e quelle e quei tweet che sono arrivati sul mio conto di gente che non mi conosceva. Devo dire che sono contento di aver trasformato qualcosa di così negativo e ingiusto nei miei confronti in un bel 30 e lode. Quindi diciamo che questo
non mi aspettavo, cioè non sapevo che voto avrei preso, però sono contento perché ho proprio mi ha proprio cambiato una memoria, un momento anche un po', se volete, ma non traumatico, questo eccessivo, però un pochino triste, in qualcosa di positivo, quindi sono stato molto contento. Poi ho dato anche linguistica giapponese, esame bellissimo, ho preso solo 26, però perché era un esame a crocette e io non sono mai bravo con gli esami a crocette, perché poi quando vedo le domande mi vengono mille dubbi, quindi diciamo che non vi dico che il voto era ingiusto, perché effettivamente ho sbagliato probabilmente delle risposte, quindi ho preso 26, vabbè, pazienza, però il corso è stato bellissimo, cioè Patrick Heinrich, spero di dire bene il cognome, è stato veramente interessante, mi ha fatto venire voglia di andare a Yonaguni, che è quest'isola in Giappone immersa nelle correnti dell'ignoto sud del Giappone, che però sembra quasi un'isola a parte. Non ci sono mai stato, infatti quando lo dico ai miei amici giapponesi nessuno, cioè non è che non la conoscono, però mi dicono ma perché? Perché quest'isola piccolina che tipo parlano una lingua tutta loro, cioè ormai tanti parlano giapponese, la lingua un po' si è persa. No, è stato veramente veramente bravo, veramente interessante. Mi sarebbe piaciuto fare un esame orale però di questa materia, perché avrei avuto così tanto da dire al riguardo di alcune questioni che mi è un po' spiaciuto aver risposto con delle domande a crocette, ecco, quello un po' devo dire che mi è un po' spiaciuto, però il corso mi è piaciuto veramente tanto. Probabilmente quando mi immatricolerò, siccome questo non è un esame a scelta, questo non lo farò riconoscere, farò riconoscere altri esami perché mi abbasso un po' la media, però sono felicissimo di aver seguito questo corso. Poi, altro esame, quello di letteratura giapponese. Mi sono piaciute molto le letture che ho potuto leggere durante questo corso. Devo dire che forse avevo messo troppi esami insieme, perché io nella sessione di gennaio, cioè, ho dato 6 esami della magistrale, mi sembra, e non so se una decina della triennale, quindi ero un po' confuso quando ho fatto questo esame all'ultimo. Quindi diciamo che la tesina non ha fatto impazzire, forse le mie risposte all'esame non sono state troppo precise, quindi ho preso un 26, che comunque non è un brutto voto, però un pochino sotto la media, ma ovviamente avendo fatto anche questo esame da non frequentante, probabilmente molte cose non le conoscevo e non conoscevo l'insegnante, perché il problema è che io non conoscevo nessuno di questi insegnanti, quindi sapete, se voi conoscete l'insegnante, seguite le lezioni, è molto più facile fare qualsiasi esame. L'esame è bello, comunque anche l'insegnante è brava, mi sarebbe piaciuto fare di più, questo sì. Poi andiamo adesso in conclusione con gli ultimi due esami che ho dato proprio in queste settimane, e ho fatto praticamente l'esame di giapponese classico, che è stato l'ultimissimo, è stato difficilissimo, ho studiato 3 giorni, in realtà ho studiato tutto in 3 giorni, ho preso 25, forse avevo troppe cose in testa perché tra il lavoro, quindi ero sempre a fare colloqui, tra gli esami della triennale che comunque anche questa sessione ne ho dati 3-4, diciamo che avevo troppe cose in testa, e tra l'altro ho fatto l'esame che ero tipo Okinawa, quindi potete immaginare la mia voglia che c'era di fare l'esame. Però vabbè, diciamo che l'esame è stato molto difficile, penso che l'abbia fatto un esame così difficile proprio per evitare che qualcuno copiasse o che andasse a cercarsi le risposte, perché se avessero avute 3 ore per fare questo esame, uno poteva andarsi a controllare le risposte a una, saresti riuscito a fare un esame migliore, ma avendo dato pochissimo tempo, perché c'erano 40 minuti per rispondere a 30 domande di giapponese classico, veramente impegnativo, e poi quindi vabbè, ho preso 25, sono stato felicissimo, accettato in un secondo, e poi ho fatto anche l'esame di giapponese, ho preso 29, non so come sono andate le varie parti, vabbè comunque un voto buono, anche lì avrei potuto studiare un po' di più. Penso che non ho fatto benissimo forse la traduzione, non so dove ho sbagliato, comunque sono stato contento del voto, anche perché ero molto agitato, mi sono molto stressato per questi ultimi due esami, perché quando è arrivata la fine mancano 2 esami e ormai avete una media del 28 e rotti, volete tenerla lì la media, vi scavola per gli ultimi 2 esami abbassarvi il voto, e almeno io l'ho vissuta così. Non sono mai stato uno che gli interessava il voto, però è andata così. E tra l'altro poi, come se non bastasse, sono anche riuscito a fare l'attività sostitutiva al tirocinio obbligatorio, che tra l'altro poi adesso lavorando probabilmente non mi servirebbe nemmeno, però è stato questo tirocinio che ho fatto su suggerimento di un professore, mi è piaciuto tantissimo, anche lì è stato un seminario in cui c'erano vari professori o comunque degli intellettuali un po' da tutto il mondo che davano la loro opinione sulla libertà di parola e sulla free speech in vari contesti,
Devo dire che è stato molto interessante, gratificante, ho imparato un sacco di cose, anche se purtroppo ho dovuto seguire la maggior parte di questi interventi a orari improponibili come le 3 di notte in Giappone. Per il resto, tutto quello che voglio dire è, sono tante persone che mi chiedono, venire in Giappone è meglio fare l'università prima, è meglio fare l'università o venire direttamente a imparare la lingua? Allora, a livello di imparare giapponese, penso che sia più facile imparare la lingua se venite qua. Tuttavia è molto più costoso e soprattutto vi serve una base per imparare la lingua, quindi secondo me è sempre importante studiare prima in Italia, soprattutto se volete venire a lavorare in Giappone. Senza una laurea è veramente difficile che qualche azienda vi assuma, a meno che non avete veramente delle doti particolari, ma anche lì, anche se avete delle doti ma non avete la laurea, probabilmente l'ufficio immigrazioni, anche se voi fate domanda per il visto e vi hanno assunto, potrebbe negarvi il visto perché dovrete avere tot anni di esperienza magari in un determinato ambito. Quindi il consiglio che do a tutti, che io stesso non ho seguito perché ho fatto un percorso completamente diverso, ma se siete degli amanti del Giappone e un giorno vorreste venire in Giappone, io vi consiglio la strada più sicura, rapida e anche meno dispendiosa è quella di iscrivervi all'università, studiare il giapponese, poi venire qui a fare un anno di corso di lingua con già la laurea in mano, e durante quell'anno di corso di lingua, che potrete finire per spendere comunque una cifretta, poi cercate lavoro lì, in quel momento poi potreste aspirare a un lavoro. In altro modo secondo me è veramente difficile arrivare in Giappone, a meno che non vi sposate con una giapponese o non lo so, fate la moda, ma anche in quel caso lì è sempre una cosa un po' precaria, perché se non vi sapete reinventare nel momento in cui voi non avete più l'aspetto magari per poter far modeling, ciao, tornate in Italia. Vabbè ragazzi, so che questo era un video lungo che probabilmente non interesserà a nessuno. Se questo video comunque vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Se avete altre domande, volete che vi faccia un video su, non lo so, il mio metodo di studio o qualsiasi altra cosa, scrivetemelo qui sotto nei commenti e magari lo le realizzerò. Magari condividetemi anche voi la vostra esperienza in università, o se volete iscrivervi all'università, o cosa avete pensato di questo mio percorso, e sono curioso di sentire la vostra opinione. Io vi saluto e un abbraccione da Seba. Ciao!